Mazzini, che sicuramente ha significato moltissimo per la nostra città, peraltro conosciuto ora al pronipote, e è anche un piacere vedere come comunque queste persone non devono essere dimenticate. Ha significato tantissimo perché attraverso i suoi studi, i suoi approfondimenti, ci ha permesso di avere moltissime pagine della storia del nostro territorio, della nostra città e del nostro golfo. Quindi credo che questi siano eventi importanti a cui dare massima risonanza, perché anche i nostri figli devono conoscere, devono sapere. Abbiamo dedicato delle cose importanti, le scuole, la biblioteca della nostra città Ubaldo Mazzini, e spesso si potrebbe confondere. No, dobbiamo andare a approfondire, dobbiamo sapere esattamente chi era e che cosa ha fatto per la città, per il territorio, per i legami anche con la Lunigiana, e quanto ci ha offerto in termini culturali. Penso. E soprattutto me credo che paese ne sia. Mi ha proprio dire che Cristo gli ha già perso dopo di averla fabbricata a magia. Bella, è bella, la vedo anguerso, e ho sentito dire che per quanto se sia il mondo in lungo e in largo, ne è verso, e in golfo così bello in essa mia. Ma a ciù bellezza bella e sorprendente l'è, che se è in spesin chi ha già una testa d'oiunse, de criterio e de talento, io schivo tutti e nel consiglio niente. Ma se vennase chi da cade a pesta è incapace di fare il monumento, e invece noi, il monumento, noi, non io, l'amministrazione precedenti hanno fatto il monumento a Mazzini, quindi lo abbiamo contraddetto. E sempre sul tema di Spezia, adesso Cesare Carodano ve ne leggerà un'altra dove, all'elogio per la Spezia, traspare quella che era proprio la tipica, il tipico atteggiamento mazziniano, l'ironia, il sarcasmo, perché poi vi sapete che lui si faceva chiamare Gamin, si fermava Gamin, e Gamin è stato bene evidenziato ieri nel convegno, vuol dire monello, è una parola francese che vuol dire monello, e quindi era veramente un monello, era scanzonato, insomma, proprio. Tant'è vero che non si sa mai quando abbiamo a che fare con Mazzini se scherza o se dice sul serio. Questo, ecco, questo era proprio Mazzini. Ora sentite in questa poesia dove riesce a abbinare l'elogio per Spezia con proprio quello che ora noi chiameremo un calambur. Ecco, diciamo, il miglior calambur forse su Spezia l'ha fatto proprio Ubaldo Mazzini in questa poesia. Un saito che spesa l'è in paese che de compagni al mondo ne genè. Lesene pure di libri, un po' de lese, ma n'altra spesa ne ghe la trovè. I romani, che ho gente che in Vaudese testi sapienti da giornata anche, gli dicevo che l'è in giardin de rese, e ande ga vede se ne ver credè. E quando Giulio Cesare i veniva a fare due passi da ste parti chi, mi avede come se che divertiva. Tanto le veo che quando viste i vici, i viso chi che sia piasù così, chi scrisse a Antonio, veni a vedi i vici.